dello studio della Web TV di Come Dove, per il format 5 minuti con il candidato, c'è Federico Valetti, pinerolese, candidato alla Camera per il Movimento 5 Stelle. A lui rivolgiamo tre domande alle quali dovrà rispondere in un minuto, poi la quarta domanda la sceglierà lui tra i punti del suo programma elettorale e avrà a disposizione 2 minuti. Le grandi fabbriche chiudono, nelle valli si continuano a perdere posti di lavoro. Su 120.000 residenti del Pinerolese, 12.000 circa sono iscritti al centro per l'impiego. In una situazione del genere, quali sono le iniziative che il suo partito vuole mettere in campo? Allora, innanzitutto ci tengo a fare la precisazione che ci piace più chiamarlo un movimento e non partito, proprio per la sua struttura che è sostanzialmente diversa ed è orizzontale, senza gerarchie. Dunque, allora, risposte immediate non ci sono al problema lavoro, ma il movimento ha dimostrato di voler mettere prima le persone, pensare prima alla salute e alla condizione dignitosa di vita delle persone e dopo al lavoro, nel senso che il lavoro è sì importante, ma con la proposta ad esempio del reddito di cittadinanza noi stabiliamo che tutte le persone devono prima poter sopravvivere e dopo dobbiamo trovare una soluzione per l'impiego, soluzione che adesso si vede messa in crisi a causa del sistema di sviluppo che stiamo perseguendo, che non è più adatto, per cui ci sono fabbriche che chiudono anche perché non c'è più domanda di questi beni e i governi recenti sono lasciati cogliere impreparati a questo cambiamento e quindi siamo in questa situazione di profonda crisi. In questi mesi il dibattito è incentrato sulla riforma della geografia giudiziaria varata dal ministro Severino, una riforma che ci tocca da vicino a causa della soppressione del Tribunale di Pinerolo, provvedimento che potrà portare anche a cascata al chiudere di altri servizi. Questa riforma era veramente necessaria? Il suo partito cosa mette in campo? Allora, no, questa riforma non era necessaria e non è assolutamente una priorità nei tagli. Ci sono prima un sacco di sprechi nella politica a partire dall'alto, quindi dallo Stato centrale, corruzione e privilegi, doppi incarichi e un sacco di altre cose che potevano essere tagliate prima. Questo non è stato fatto perché la politica attuale è profondamente collusa, se posso dire, con questo sistema, quindi è partita a fare i tagli dai servizi al cittadino, quindi tribunali, scuola e quant'altro, per cui assolutamente questa non è una priorità, non lo è per noi, anche se le politiche di Monti dell'ultimo anno hanno scritto ben saldo in Costituzione con una nuova legge il pareggio di bilancio, e questo è veramente una mannaia che si abbatte sulle politiche dei prossimi anni con cui dovremmo fare i conti. Le valli del Pinerolese stanno perdendo due presidi ospedalieri, uno a Pomaretto e l'altro a Torre Pellice. Nella sua campagna elettorale cosa pensa di attuare in campo sanitario? Allora, il Movimento 5 Stelle è per uno Stato forte nei servizi essenziali, quindi la sanità, l'istruzione e quant'altro devono essere e restare pubblici. Bisogna lavorare certo sulla loro efficienza, ma privatizzarli non è una soluzione, perché il privato pensa al profitto e lo Stato pensa essenzialmente alla qualità del servizio. Quindi noi dobbiamo migliorare l'efficienza dello Stato e non privatizzare. Questo ovviamente vale per gli ospedali. Noi auspichiamo di lottare con tutte le nostre forze per fare una marcia indietro rispetto a queste scelte qui. E ovviamente non si può partire dai tagli da servizi che influiscono così pesantemente sulla vita dei cittadini, quindi è chiaro che una scelta condivisa con la popolazione non poteva partire da tagli di ospedali e di istruzione e di giustizia. Questa è la nostra posizione. Per concludere, ancora 2 minuti per illustrare uno o più punti della sua campagna elettorale che le stanno particolarmente a cuore. Sì, allora, io la cosa che tengo più a precisare, anche come portavoce di tutto il gruppo di Pinerolo e non solo, è che noi abbiamo molte cose in campo, molte idee, però dire le cose che si faranno è troppo semplice. La questione è la coerenza, è cosa che è mancata negli ultimi anni. Ci serve l'aiuto di tutti, quindi la partecipazione dei cittadini, il controllo su di noi, perché noi siamo cittadini come altri che si sono offerti di candidarsi, di lavorare per l'Italia, per la cosa pubblica. E ne verranno altri dopo, perché abbiamo un limite di 2 mandati, per cui non vogliamo arroccarci alle cariche politiche. Per cui ogni scelta deve essere condivisa con i cittadini.
Quindi noi tendiamo la mano ai cittadini mettendo online, sui blog e venendo a parlare costantemente con la gente sul territorio per spiegare cosa stiamo facendo, perché fino adesso i giochi politici sono stati chiusi e non si, i cittadini non possono capire che cosa succede là dentro. Noi vogliamo spiegarglielo, apriamo una porta e chiediamo che il cittadino la tenga aperta e che ci chieda, che pretenda, che voglia risposte e che nel caso facciamo qualcosa di sbagliato ci contesti, ci mandi a casa. E questa è la nostra nuova idea di politica, che speriamo venga imitata anche dagli altri partiti, nel senso che è un po' un peccato essere i depositari di questa cosa. Il movimento non vuole avere il monopolio della partecipazione popolare e che spesso i cittadini possano veramente scegliere chi votare, perché adesso la questione è che non si riesce più a scegliere, perché tutti gli altri partiti sono arrivati a un livello assolutamente impresentabile. Ringraziamo il candidato Federico Valetti per il Movimento 5 Stelle per aver accettato di partecipare al nostro ciclo di interviste.